Oggi vediamo insieme un esercizio per il risveglio, un esercizio per creare l'osservatore esterno. Perché parlo di esercizi? Perché l'esperienza e la pratica sono fondamentali per chi vuole lavorare su di sé. La teoria da sola non basta, è l'esperienza, quindi mettetevi bene in testa la parola esperienza, è fondamentale per il risveglio. Quindi oggi vediamo come creare un osservatore esterno nei momenti di sofferenza, nei momenti in cui proviamo emozioni negative. Ma prima di passare ai contenuti di oggi, vi ricordo che sono attivi gli abbonamenti sul mio canale, quindi potete sostenerlo e potete avere accesso a contenuti esclusivi per abbonati, in cui approfondirò anche questo tipo di argomenti con esercizi pratici di risveglio. Per tutti gli altri sono disponibili i miei video gratuitamente, quindi iscrivetevi al mio canale se vi piacciono i miei video. Bene, allora vediamo oggi come praticare l'osservatore esterno nei momenti di sofferenza e che cosa cambia, perché ve lo scrivo. Le parole chiave sono esperienza e cambiamento di stato. Il nostro scopo è produrre un cambiamento di stato, quindi non si parla di pura teoria. Allora, quando noi siamo in un momento di sofferenza, proviamo emozioni negative, dobbiamo cercare di osservarci come se fossimo uno spettatore esterno a noi. Che cosa succede? Se una persona prova a fare questo tipo di esercizio, le prime volte sicuramente si dimentica di auto-osservarsi durante il momento di sofferenza. Pensate ad un esempio concreto: mi lascia il fidanzato, io sono talmente presa dal mio star male, quindi oh, mi ha lasciato, piango, mi dispero, che in quel momento io mi dimentico di fare l'esercizio di presenza. Ma se io ho questo obiettivo, ogni volta che io proverò delle emozioni negative, ogni volta che proverò sofferenza, dentro di me ci sarà quella vocina che mi dirà, magari dopo, magari passato il momento più drammatico, caspita, dovevi ricordarti di te. E quindi appena dopo io mi sarò ricordata che dovevo fare l'esercizio. È già qualcosa, non pensate che sia poco. Col passare poi del tempo, cosa succederà? Che in altre occasioni in cui proverò delle emozioni negative, magari non subito, ma mentre sono nel mezzo di questa crisi, mi ricorderò di osservarmi e allora porterò il lavoro dell'osservatore, diciamo, ad uno stadio un pochino precedente, no? E in un momento più opportuno, quindi durante la mia crisi di sofferenza. Poi col passare del tempo cosa succede? Me ne ricorderò appena subentrerà il momento di sofferenza e allora appena mi lascia il fidanzato io comincio a piangere, mi ricordo e mi scatta una lampadina che mi devo osservare. Questo stato di presenza e di osservazione all'inizio sembra non produrre risultati, ma piano piano cosa fa? Va a sciogliere, va a diminuire la forza delle mie emozioni negative. Quindi, nel tempo, io vi ho fatto un grafico dell'identificazione. Allora, facciamo 100 il livello di sofferenza massima, di identificazione massima, cioè io sono identificato con la mia personalità e quando ho in atto delle emozioni negative che prendono il sopravvento, io non riesco a fare l'osservatore, sono al 100% nella mia crisi di pianto, va bene? Poi
quando con la pratica riesco a ricordarmi di intervenire col mio osservatore, man mano i primi giorni magari sarò a 100, ma già a 99, perché io quando introduco l'osservatore introduco un cambiamento nella mia esperienza. Il dolore sarà forte, ma la presenza di un osservatore esterno che mi osserva e mi guarda in quel momento già mi diminuisce di un 1% la sofferenza. Con il tempo, se io sono costante, potrò arrivare per esempio a un 98, poi diminuirà un pochettino, sempre col passare del tempo, non possiamo quantificarlo, non è uguale per tutti, per uno magari ci vuole un mese per passare da 198, per un altro di più, per un altro di meno, però immancabilmente questa percentuale di identificazione e quindi di sofferenza diminuirà. E noterete quindi che più lo praticate, più sarete in grado appunto di diminuire le vostre sofferenze, le vostre emozioni negative, e acquisirete un maggior controllo di voi stessi. Non sarete completamente identificati con la personalità, cioè con il vostro ego, ma appunto andrete mano a mano a identificarvi con quel testimone esterno, quell'osservatore esterno che state costruendo, che state creando. Quindi il risultato pratico è che io da questo 100 passerò a 98, poi a 90, poi andrò più giù, poi sarà 80, poi 70, poi 50, e quindi riuscirò a gestire meglio tutto ciò che mi capita. Non sarò completamente identificato. Se io non faccio questo lavoro, ogni volta che succede qualcosa di negativo, che mi provoca un'emozione negativa, una sofferenza, io resterò in questo 100% di sofferenza e di identificazione. Per cui provate, e nel tempo magari provate anche a dare poi, no, delle percentuali, magari anche di poco, ma vedrete che la vostra sofferenza si abbassa, vedrete che delle questioni che vi sembravano insuperabili, insormontabili, questa sofferenza totalizzante andrà man mano a ridursi. E soprattutto voi, oltre che a vivere in maniera più armonica, armoniosa, state andando a costruire quel testimone, quell'osservatore esterno che secondo gli alchimisti poi costituirà l'anima, perché il corpo dell'anima è una cosa che in alchimia si costruisce man mano. L'uomo non è già dotato di un'anima nel senso completo del termine. Quindi ricordate le parole chiave: esperienza e cambiamento di stato. Se noi non facciamo esperienza, se non abbiamo un cambiamento di stato, non si può parlare di risveglio, non si può parlare di lavoro su di sé e non si può parlare di lavoro alchemico. Bene, per il video di oggi è tutto. Vi ricordo, iscrivetevi al mio canale e abbonatevi anche per poter vedere video esclusivi oppure per sostenere il mio canale. Ciao a tutti!